ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Professione Chitarrista. Oggi voglio fare un vlog molto tecnico. Parleremo di un accessorio indispensabile da avere sempre con voi, la GoPro Hero 7 Black. Dopo la sigla! Sono Alessandro Giordani, chitarrista e producer. 20 anni fa ho deciso di imparare la chitarra e oggi insegno musica a tutti i livelli. Impara dalla mia esperienza e dai miei trucchi e iscriviti al mio canale YouTube. Ragazzi, voglio precisare che non sono assolutamente pagato per fare questa video recensione, infatti questa è la mia fattura di acquisto della GoPro comprata regolarmente online sul loro sito. Perché è indispensabile? Innanzitutto è una telecamerina veramente portatile. Queste sono le dimensioni. Provenendo da un modello precedente di GoPro, so benissimo quante volte mi è stata utile sia in studio di registrazione sia dal vivo, oppure durante anche le fasi di studio. È sempre importante documentare la propria attività artistica. Pensiamo adesso ai social media e a tutta questa forma nuova di comunicazione che si sviluppa su quei canali. Canale ad esempio che potrebbe essere Instagram, Facebook, YouTube. Questa telecamera ti permette anche di trasmettere in diretta, poiché adesso quindi le dirette le fanno praticamente tutti, possiamo anche noi utilizzare questa telecamerina per metterla ad esempio di fronte alla nostra postazione e documentare magari la serata o l'evento a cui stiamo partecipando. Ma passiamo adesso alle caratteristiche di questa GoPro. Innanzitutto la GoPro ha un peso e una dimensione, come abbiamo visto, ridotte. Questo ci permette infatti di tenerla comodamente in tasca oppure metterla in alcune posizioni dove una normale telecamera o una reflex non avrebbe possibilità di accesso. Io già a suo tempo comprai per la Hero 5 Black questo adattatore esterno in alluminio che permette poi di mettere ulteriori accessori su questi cosiddetti cold show. Prima però di montarlo vi voglio far vedere le caratteristiche di questa GoPro. Ha due vani, il vano sottostante dove è presente la batteria della GoPro e poi lo slot interno per la micro SD. Qui abbiamo un altro sportelletto dove è presente la presa USB-C e la presa HDMI. Volendo possiamo proiettare le nostre immagini poi su un monitor esterno o su un televisore. Questa GoPro è molto intuitiva, basta accenderla con un click, dopodiché premendo il pulsantino presente in alto possiamo azionare la registrazione. La qualità video è ottima, soprattutto in condizioni di elevata luminosità. Certo, non è una telecamera che userei per fare i vlog tutti i giorni, perché per questo preferisco una telecamera dedicata più performante, però per l'uso in mobilità la GoPro è perfetta. Quindi possiamo inserire la GoPro nell'apposito adattatore, chiudere lo sportelletto e montare la nostra GoPro su un qualsiasi cavalletto. Molto comodo se ad esempio ci stiamo riprendendo, possiamo metterlo ad esempio in questa posizione, magari su un supporto, e riprendere la nostra esibizione. Per avere però un audio ottimo da utilizzare senza pensarci due volte, ti consiglio di prendere questo adattatore che permette di inserire un qualsiasi microfono esterno, come ad esempio questo Rode VideoMicro. Non ti preoccupare perché ti lascio tutti i link in descrizione. Il passo successivo quindi è attaccare, avvitare saldamente al supporto superiore e collegare. Con questo setup quindi siamo pronti per avere un video e un audio di ottima qualità. Inoltre abbiamo anche la possibilità di prendere un supporto dedicato per chitarra che si attacca e che permette di orientare la GoPro in qualsiasi direzione. Così possiamo riprenderci mentre suoniamo o addirittura, se vogliamo, possiamo riprendere altre persone, altri musicisti sul palco semplicemente girando la GoPro. Alternativamente, se non vuoi montare un microfono esterno ma hai bisogno comunque di un audio di alta qualità,
puoi prendere sempre un piccolo registratore, come ad esempio uno Zoom H1N, che ti permette di avere delle ottime riprese. Infine ti voglio ricordare che la GoPro permette di collegarsi via Wi-Fi a un qualsiasi smartphone. In questo caso tu hai la possibilità di monitorare direttamente sullo smartphone quello che sta inquadrando la GoPro e controllare i vari parametri, quindi potrai azionare la registrazione in un preciso momento oppure tutti gli aspetti tecnici della telecamera. Vediamo adesso la durata della batteria. Io sono riuscito a farci circa 1:30/1:45 con una batteria piena, quindi diciamo che se non devi fare delle maratone di 4 ore di musica, con una batteria fai tranquillamente tutto il concerto. Se invece prevedi di registrare molto più a lungo, puoi mettere tranquillamente un power bank collegato alla presa USB-C della GoPro e quindi avere autonomia per parecchie ore. Voglio ancora insistere su questo fatto di quanto sia importante riprendersi sempre. Quando poi ci andiamo a rivedere, possiamo vedere dove abbiamo sbagliato, dove possiamo migliorare, dove ad esempio invece pensavamo di aver sbagliato, ma in realtà abbiamo fatto una giusta esecuzione. La GoPro, oltre al video, ti permette di fare foto e video temporizzati. In questo caso però non voglio entrare troppo nel dettaglio perché esula dall'argomento di questa puntata, però voglio spiegarti le funzioni base per impostarla e avere un'ottima qualità. Entrando quindi nel menu della GoPro, abbiamo praticamente la possibilità di scegliere la tipologia di risoluzione e di frame per secondo. Possiamo scegliere tra 16 noni e 4 terzi. In 16 noni abbiamo maggiori opzioni e poi abbiamo l'aspetto cinematografico. Io scelgo sempre o 4K o 2,7K perché poi in post produzione ti permette di fare il cosiddetto cropping, ossia di tagliare, zoomare senza avere perdita di qualità. Come frame rate, ossia la quantità di fotogrammi al secondo, puoi scegliere da 24 fino a 120 frame al secondo. Io lo uso a 24 o a 30 frame al secondo perché non mi servono dei frame rate maggiori, che sono utili soprattutto se poi hai intenzione di fare degli slow motion. Veniamo al campo visivo. Ad esempio possiamo scegliere tra lineare e ampio. In questo caso, se non vuoi la distorsione tipica del grandangolare della GoPro, ti consiglio di rimanere sul lineare. Stabilizzazione automatica, perché a nessuno piace un video mosso, per cui se dovessimo utilizzare ad esempio la GoPro montata sulla chitarra avremo un effetto quasi simile al gimbal, quindi a un movimento fluido e senza scatti, che poi in questa versione della GoPro Hero Black 7 abbiamo il cosiddetto Hyper Smooth, che è veramente pazzesco, per cui ti consiglio di utilizzarlo. L'otturatore puoi mettere su automatico, anche se diciamo la regola principale direbbe di tenere la velocità dell'otturatore almeno al doppio del frame rate, quindi se stiamo a 24 frame dovremmo avere un frame rate di un 48esimo. Inoltre con l'opzione ProTune abbiamo la possibilità di avere accesso a delle ulteriori opzioni. Ad esempio il bilanciamento del bianco è importantissimo, puoi tenerlo su automatico oppure ancora meglio decidere il bilanciamento del bianco in base alla luce della sala. Addirittura se poi vuoi intervenire in fase di post produzione puoi mettere il bilanciamento del bianco nativo, prendi direttamente l'immagine in uscita dal sensore per poi poterla elaborare in fase di post produzione. ISO minimo e ISO massimo, io ti consiglio di mantenere questi valori tra un 100 e ISO massimo diciamo tra i 400 e gli 800, non andrei più là anche perché purtroppo queste telecamere, avendo un sensore piccolo, non rendono molto bene in condizioni di scarsa luminosità, per cui alzando l'ISO a un valore ad esempio di 1600 o 3200 potresti avere una grana piuttosto evidente sul file video. Come nitidezza ti consiglio un valore basso o medio, anche perché altrimenti risulta molto contrastata e comunque puoi sempre aggiungere la nitidezza in post produzione.
Il colore, puoi scegliere tra il colore GoPro, quindi colori molto saturi e ricchi di contrasto. Per una procedura, diciamo, di editing e poi in post-produzione, ti consiglio di lasciare il colore piatto. Audio RAW, ossia puoi scegliere se avere un file audio processato o meno dalla GoPro. Diciamo che per utilizzi professionali quasi sempre metto un registratore esterno, per cui l'audio RAW quasi sempre non lo utilizzo. Sulla voce e microfoni possiamo scegliere automatica, vento o stereo. In questo caso, lasciandola in condizioni, diciamo, piuttosto tranquille in assenza di vento, puoi mettere la modalità stereo. Per invece un setup base, poi c'è una risoluzione ad esempio di 1080, che è già pronta, diciamo, per lo standard Full HD. Capovisivo sempre lineare e poi mantenere il bilanciamento del bianco automatico, una nitidezza meglio e un profilo colore GoPro. E il tuo file è pronto all'uso senza alcun tipo di intervento. Ma dopo tutte queste chiacchiere vediamo subito la GoPro in azione. Bene ragazzi, anche questa puntata è finita, il vlog di oggi è stato molto tecnico, ma semplicemente perché io sono entusiasta di questa telecamera. Consiglio a tutti quanti sempre di registrarsi sia audio che video, perché in questo modo potete avere sempre una documentazione di ciò che state suonando. Bene, come al solito, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, cliccate mi piace, doppio mi piace e... se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao e buona musica!